questo periodo di crisi. A questo appuntamento è una serie di appuntamenti che noi stiamo facendo per la giornata internazionale delle persone con disabilità, che è stata il 3 dicembre. Ovviamente noi ormai da anni che non facciamo solamente eventi il 3 dicembre, ma tutto il mese di dicembre. E oggi siamo qua proprio per parlare del commercio, perché vogliamo far capire al mondo del commercio che la persona con disabilità è una persona, quindi può essere anche un cliente, anzi deve essere, vuole essere un cliente, però per essere un cliente è importante che possa entrare in quel negozio, e quindi noi oggi abbiamo consegnato una vetrofania che dice qui non ci sono barriere, chiedete all'interno la rampa, perché molti negozi hanno una rampa all'interno e però il disabile non lo sa, e quindi quella vetrofania permette al disabile di poter chiedere la rampa. Secondo, un manuale che dà dei principi di accoglienza, perché interagire con una persona con disabilità cieca, sorda o in carrozzina è importante capire come interagire, perché molte volte la persona che non è abituata a un confronto con la persona con disabilità può essere imbarazzata, non sa come interagire. Ecco, quindi abbiamo consegnato quindi un manuale di buona accoglienza che serve al commerciante, ma serve a tutti i cittadini. Questo perché? Poi per il fatto che noi vogliamo che la persona con disabilità in Torino, ma non solo in Torino, si autodetermini, che possa girare per Torino in autonomia e non sempre chiedendo l'aiuto mi faccia salire per entrare nel negozio. Quindi io credo che oggi, insieme all'associazione di categoria, Confesercenti, Ascom, insieme anche al presidente di Via Po, che si è preso l'impegno entro il 2018 Via Po sarà tutta sbandierata, e a incontri di formazione e di sensibilizzazione che si farà nel 2018 sempre con il commercio, penso che oggi sia stata una data importante. Ovvio che sono passati 10 anni da quando noi abbiamo lanciato Via il Gradino. Non dico che non si è fatto nulla, però oggi con le associazioni di categoria, col Comune e con voi, perché è importante oggi voi anche della comunicazione, credo che abbiamo fatto un passo importante.